Buongiorno, vi faccio vedere come scegliere chiedere una, un buono spesa, buono carburante con Nexio. Dopo che ci siamo registrati abbiamo scelto il nostro pacchetto, allora andiamo a inserire i nostri dati nel nostro account creato, accediamo, andiamo nella voce, qui abbiamo il nostro portafoglio virtuale prendiamo e wallet crediti si vede che ho credito di 190 euro saldo ma in realtà sono 100 euro sono 90 euro solo del credito perché ho chiesto due giorni fa 100 euro di credito allora qui in realtà ho 90 euro di credito quando si chiede credit come chiedere la carta per poter comprare buoni regali. Semplicemente andiamo in questa finestina qui. E scegliamo taglio disponibile. C'è anche taglio da 100 euro. Ma visto che io mi sono rimasti in realtà a 90 euro. Anche se segna 190. La disponibilità mi fa quella. Allora scegliamo uno di quelli. E poi clicchiamo richiedi credito. E viene inoltrata qui la richiesta come questa qui. Poi. Dopo. Dipende, dopo due o tre giorni se chiediamo al, arriva il nostro codice di richiesta del buono, copiamo quello codice, copia, andiamo converti il tuo codice, accedi un altro icon dove ci siamo registrati prima. Entriamo in questo account, qui come si vede io ho ancora credito 50 disponibile, qui c'è la voce usa il tuo codice, incoliamo il codice che ho copiato prima, usa il tuo codice e mi viene codice con, credito convertito con successo ok andiamo a vedere da 50 euro sono fatti 150 euro torno sul mio account prendo un altro codice copio vado hai un nuovo codice lo inserisco qui incola usa il tuo codice credito convertito con successo e adesso ho 250 euro di credito. Cosa faccio? Vado in catalogo di gift card, scelgo per esempio Amazon, aggiungi prezzo: faccio adesso 10 euro, quantità: faccio una. Nel Carello OK, poi c'è il mio carell Carello. Che Ho nel carrello Amazon da 10 euro. Vado di nuovo al catalogo gift card. Scelgo adesso, posso fare anche dal di qua che faccio più veloce. Cerco Conat, per esempio, a partire da 30 euro. Faccio da 100 euro la prepagata Conat, quantità 2. Nel carrello, vado nel carrello, nel carrello. Un buono Amazon da 10 euro più due prepagate Conad da 100 euro ogni ciascuna. Totale 210 euro. Credito disponibile 250. Allora, conferma ordine. Lavora. Ordine effettuato. Le tue gift card sono disponibili nella tua area riservata alla sezione le tue gift card. Vado nelle mie gift card. E ci sono buono regalo e gift card conat e gift card conat ok abbiamo comprato due carte prepagate conat e anche un buono regalo amazon scarichiamo scarica la gift card ecco è scaricata la apriamo ecco la mia gift card buono regalo amazon che lo questo codice qui che vedete posso usare entro 4 marzo 2030 a validità. Allora, lo copio. Vado nel mio account Amazon, buoni regalo e ricarica, aggiungi un buon regalo al tuo account. Stato è 625. Adesso saldo di. Incolla. Aggiungi al mio account. 10 euro è stato applicato al tuo account saldo dei buoni regalo 1625 dopo che abbiamo comprato le carte prepagate amazon e conat adesso faccio vedere come procedere con la carta ho scelto conat scarichiamo ok facciamo apri e siamo la, pre la prepagata. Al Conat, non faccio vedere tutto perché ci sono codici che non mi frega nessuno. Valore di 100 euro. Scadenza 3 ottobre. Vuol dire che entro questa data possiamo andare in negozio perché funziona così. Noi con quest questa carta: con codice a barre che sotto c'è anche il codice della carta. Andiamo, possiamo fare anche un screenshot di questo file, andiamo al Conat. A accoglienza, gli diamo numero della carta, codice della carta. E loro in due minuti ci fanno la carta tipo Bancomat che è spendibile in, eh, non in una volta, ma mh, funziona come carta di credito. Finché non finisce credito, la possiamo usare, se magari facciamo 10 euro o 15 euro di spesa, ci rimane 85 euro. Poi un'altra volta facciamo 20-30 euro di spesa, facciamo quello. Se ci rimane per esempio 2-3 euro sulla carta, abbiamo, fare, abbiamo fatto la spesa da 30 euro, ci scalano quei 2-3 euro rimasti sulla carta e poi altri possiamo aggiungere co con contanti o con banco bancomat, carta di credito. Allora come vedete è una cosa fantastica. E sapete che facendo in questo modo la spesa... 100 euro. La carta con da 100 euro in realtà vi costa meno di 35 euro dalla vostra tasca.